Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. E oggi prepariamo il caffè. Ed è così che il Master Kai prepara il caffè. Ve ne fregava qualcosa? Se siete rimasti confusi dall'introduzione, non vi preoccupate, la cosa era voluta. Adesso ci arriviamo. Continuiamo il discorso portato avanti con gli ultimi due video dell'arte del masteraggio sulla corretta gestione delle informazioni durante il gioco. Di quale sia il metodo migliore per gestire le descrizioni ne abbiamo già parlato, è letteralmente il primo video dell'arte del masteraggio, ve lo linko qua su nel caso non l'abbiate ancora visto e dobbiate recuperarlo. Oggi espandiamo l'argomento descrizioni andando a integrarlo con la gestione del flusso delle informazioni e vediamo di parlare di uno degli errori classici che vengono fatti dai master principianti. Cioè ritenere che l'abuso di descrizioni possa sopperire alla mancanza di una narrazione vera e propria. Lo scopo del gioco di ruolo è mettere in scena una storia. Fin qui, immagino, non ci sia da discutere. Per farlo, però, è necessario creare un ambiente di gioco condiviso, cioè un posto in cui questa storia possa avvenire. Quali siano le caratteristiche dell'ambiente di gioco dipende da vari fattori, dal regolamento che state usando, dallo stile di racconto che state mettendo in scena e anche dai gusti personali del master e dei giocatori. Le descrizioni del master ovviamente sono fondamentali per rendere vivo e comprensibile l'ambiente di gioco ai giocatori. Lo scopo di questo ambiente di gioco condiviso però è quello da fungere da base per le avventure che vengono intraprese dai giocatori, non per essere un museo dell'estro creativo del master, né tantomeno una località di villeggiatura per avventurieri annoiati. Per quanto il master possa descrivere l'ambiente di gioco in maniera corretta, senza dilungarsi in spiegoni, senza invadere quello che si vuole, quello che il master deve sempre tenere realmente a mente, però, è che l'ambiente di gioco esiste come base per le avventure del party. Non deve creare un ambiente che sia funzionale all'essere osservato dai giocatori. L'ambiente deve essere manipolabile dai giocatori per le loro imprese. Tutto quello che esiste nel gioco deve essere lì per svolgere una funzione narrativa. Deve essere lì per influenzare le emozioni dei giocatori, per permettere loro di fare delle decisioni ragionate o anche per permettere loro di esplorare aspetti della personalità o della retroscena del loro personaggio. Inserire elementi che vengono descritti solo per dimostrare la padronanza del master con quell'ambientazione non ha senso. Non è lì per generare narrazione, è lì solo per generare descrizione. È la stessa differenza che c'è tra il guardarsi un film sui pirati e leggersi un saggio storico sulla situazione economico-politica dei Caraibi negli ultimi anni del 600. Altro errore abbastanza comune è quello di inserire descrizioni sì brevi, ma ridondanti e costanti durante tutto l'arco della narrazione. Questo spiega il filmato iniziale del caffè. Questo è un errore abbastanza comune sia da parte dei master che da parte dei giocatori. Soffermarsi a descrivere ogni dettaglio di una determinata sequenza d'azioni, molto spesso durante la sequenza del combattimento, però dipende da sistema a sistema. Comunque, perdersi in descrizioni che sono formalmente corrette, ma nella pratica inutile. Non serve vedere ogni singolo passaggio di come si fa il caffè. Basta dire, vado a farmi un caffè.
Allo stesso modo, non c'è bisogno di descrivere ogni azione che il proprio personaggio fa durante ogni round di combattimento, per esempio. Magari può essere interessante discutere o descrivere su come attacca quel particolare mostro la prima volta che viene incontrato, o i primi combattimenti del party, descrivere qual è la tecnica di combattimento preferita a quel determinato personaggio. Alla lunga però non serve a rendere migliore il combattimento, serve semplicemente a rallentarlo. Molto meglio in questi casi tenere le descrizioni al minimo e limitarci a descrivere quei minimi cambiamenti indispensabili, tenendosi effettivamente molto brevi. È meglio dire cose come vedendoti isolato l'orco cerca di decapitarti con la sua ascia, o l'alieno pronuncia qualcosa di incomprensibile e poi ti spara col suo blaster, e lasciare che sia la meccanica del combattimento a stabilire la narrazione. Basterà quello per tenere in tensione gli avventurieri. Non servirà ripetere ogni turno quanto è pericoloso il mostro. Per questo video è tutto, andremo avanti a parlare dell'argomento nei prossimi video, ma non voglio mischiare troppa roba per ora. Ci sono già i video del D20 System che stanno venendo qualcosa di incredibilmente pesante, poi li vedrete. Tra 2 settimane andremo avanti con l'argomento, ma fino ad allora voglio sapere cosa ne pensate voi, qual è il voto che voi ritenete il migliore per gestire le vostre descrizioni, se siete d'accordo sul fatto che le descrizioni devono essere tenute al minimo, o se siete quelli che pensano che più descrizione c'è, meglio è, e in questo caso anche il perché. Ho appena fatto un resto. Come sempre, se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete nell'area di discussione qua sotto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Se non volete perdere i prossimi video, schiacciate il tasto della campanella. Io sono il Master Kae, noi ci vediamo al prossimo video.